Giornalista di cronaca, inviato televisivo, conduttore dal sorriso rassicurante. Nato a Firenze nel 1956, si trasferisce a Roma in tenera età. Dopo il diploma liceale si iscrive alla facoltà di scienze politiche, senza tuttavia terminare gli studi per dedicarsi completamente all'attività di giornalista televisivo. Diviene poi uomo delle istituzioni, attento alle sofferenze dei più deboli. Presidente del Parlamento europeo al tempo della Brexit e della pandemia, due dei momenti più difficili della storia dell'Unione europea. Nel 2009 diviene capogruppo del Partito Democratico dell'Europarlamento e membro della Commissione Trasporti e Turismo. Rivolge la propria attenzione alla politica euro-mediterranea, intensificando un dialogo con le istituzioni dei paesi del Mediterraneo e del Medio Oriente. Durante il suo discorso di insediamento ha sottolineato come si debba recuperare e rilanciare lo spirito costituente dell'Unione. Ha ribadito l'importanza di agire per contrastare il cambiamento climatico, la necessità di una politica più vicina ai cittadini e ai loro bisogni, soprattutto ai giovani, e l'urgenza di promuovere i valori europei. Come primo atto della sua presidenza ha deciso di rendere omaggio a tutte le vittime del terrorismo in Europa, visitando la stazione della metropolitana di Malbec, uno dei siti degli attentati di Bruxelles del 2016. Uno strenuo difensore dei diritti umani e della libertà di stampa, che riteneva un principio inderogabile, da lui valorizzato con il lancio del premio per il giornalismo investigativo, dedicato a Daphne Caruana Galizia. Ricordo di lui il suo garbo, la sua umanità e il suo altruismo, ma anche la passione per la professione giornalistica, che lo ha reso uno dei volti più amati dagli italiani, lo spirito civico e la capacità di ascolto che lo hanno guidato nel suo percorso politico e lo hanno fatto rispettare tanto dai compagni di partito quanto dagli avversari. Mario Draghi. Sassoli vuole un'Europa capace di raggiungere i risultati, di proteggere i suoi cittadini, di promuovere il loro benessere e di aiutarli a costruire il proprio futuro. Nella sua vita, Davide ha custodito, difeso e promosso questi valori. Ora tocca a noi tutti continuare a farlo. Mario Draghi. Oggi la nostra Unione perde un convinto europeista, un sincero democratico e un uomo buono. Voleva un'Europa più unita, più vicina alle persone, più fedele ai suoi valori. E questa è la sua eredità. Ed è così che lo ricorderò, un uomo che ha lottato per la giustizia e la solidarietà, e un buon amico, Ursula von der Leyen. Il sorriso, gli occhi, la parola. Il sorriso, il suo. Occhi, quelli degli altri. La parola, di quelli che non hanno voce. Enrico Letta. Un uomo la cui visione è larga quanto un continente. David era convinto, carismatico, deciso e determinato a ribadire il suo attaccamento all'avventura europea e a tutto ciò che ci lega. Non si è mai lasciato prendere dalla paura, si è sempre ispirato alla prudenza e al buonsenso. Emmanuel Macron. Di notte serve aprire la sede del Parlamento europeo ai senza tetto, perché è doloroso vedere tante persone cercare riparo dal freddo intenso agli angoli dell'edificio che ci ospita a Bruxelles. David Maria Sassoli. I muri tra le persone vanno non costruiti, ma battuti. È passato qualche anno, non ho cambiato idea. David Maria Sassoli. Politico appassionato, leader leale, rigoroso. Ha saputo nutrire con la sua cultura un'iniziativa politica al servizio delle persone e delle istituzioni. Uomo del dialogo, ha fatto del metodo del confronto la cifra del suo rapporto con gli interlocutori, alla ricerca del bene comune. Qualità che aveva saputo esprimere anche nella sua attività di giornalista. Sergio Mattarella. Ci siamo cercati e trovati sui banchi di scuola. Abbiamo camminato insieme fino ad oggi. Famiglia e politica, famiglia e passione, altri luoghi e altri impegni, in cui hai costruito con tenacia il tuo modo di essere, il tuo modo di fare e i tuoi valori. Alessandra Vittorini. Ci hai insegnato a costruire una nuova solidarietà, a sperare. Perché la speranza siamo noi se non ci mettiamo muri davanti e non ci voltiamo davanti alla povertà e alle disuguaglianze. Livia Sassoli. Oggi mi lasci tante cose e ho trovato tre parole per ricordarti. Dignità, che hai mostrato non facendoci mai pesare la malattia. Le passioni, le tue passioni e le tue sfide. E la terza parola è amore, che hai ripetuto fino all'ultimo come un grido.
Giulio Sassoli. E come Sassoli ha insegnato, l'Europa ci può aiutare a stare meglio al mondo.